amici cantanti e ben ritrovati dalla cantantessa. Sono Valentina May, cantante per passione, per professione e vocal coach per condivisione. Oggi in questo video vi parlo di uno strumento insospettabile, ma che può aiutarvi a fare la differenza e a migliorare la vostra voce in pochi minuti. Ta-da! Cannuccia! Prima di cominciare a capire come usare la nostra cannuccia, facciamo un piccolo riassunto. Cosa significa studiare tecnica vocale? Beh, innanzitutto significa gestire l'aria, gestire l'appoggio, quindi, per dirla così, con parole semplici, cantare utilizzando una buona respirazione diaframmatica. Il secondo punto su cui bisogna lavorare è la capacità di mantenere rilassata tutta questa zona e soprattutto la posizione della nostra laringe. Il terzo ambito su cui bisogna lavorare è sull'attuzione delle corde, ovvero la compressione, cioè la capacità di tenere le vostre corde vocali durante la vibrazione più o meno vicine tra loro. E come ultimo macro argomento c'è l'arte della risonanza, di cui abbiamo già parlato anche in video precedenti, che ovviamente vi linko nei commenti. Anche la cannuccia l'abbiamo già utilizzata in un video precedente in cui cercavo di darvi dei suggerimenti per riuscire a fare al meglio il lip trill, che è quell'esercizio, diciamo, che fanno tutti i cantanti sia in fase preliminare di studio sia come riscaldamento e come, diciamo, esercizio e allenamento della voce, diciamo, costante. Se ve lo siete persi, ve lo linko anche questo nei commenti. E soprattutto, prima di andare avanti a capire come funziona la nostra cannuccia e a cos'altro ci può essere utile, beh, se non l'avete ancora fatto, basta un click per iscriversi qui sotto al canale e non dimenticate la campanella. Ma soprattutto scrivetemi nei commenti come vi sembrano questi esercizi, se funzionano e se avete delle richieste particolari su argomenti, perché da settembre si riparte. Fine della chiacchiera e partiamo con l'utilizzo della cannuccia. Torniamo alla nostra magica cannuccia e scopriamo insieme perché potrebbe essere così utile. Ci sono tre buoni motivi. Punto numero uno: la cannuccia vi aiuta ad espirare in modo più controllato, con minore rapidità e con minore forza. Se scegliete una cannuccia abbastanza sottile, come questa, e cominciate a soffiare al suo interno, in questo modo, ora prova a fare lo stesso esercizio provando a soffiare con tutta la forza che hai. Sentirai che il tuo diaframma tende a lavorare, a, diciamo, attivarsi maggiormente. Ora fai lo stesso esercizio, ma anziché soffiare semplicemente dell'aria all'interno della cannuccia, prova anche ad aggiungere un suono con una nota molto molto comoda del tuo range. Così. Vedi, io ho provato anche a cambiare la dinamica, ovvero a mettere più volume o meno volume. Cosa significa? Che ho esercitato maggiore pressione e quindi maggiore utilizzo, diciamo maggiore sensazione a livello diaframmatico sulle note che apparentemente dovevano essere più alte di volume e minore pressione sulle note più delicate. Fai molta attenzione, perché se senti un disturbo, un fastidio in questa zona, beh, allora non stai ancora emettendo il suono nel modo corretto. Quindi fai un passo indietro e torna semplicemente a soffiare dell'aria all'interno della cannuccia e a cominciare a dosare meglio quell'aria. Ho parlato di pressione. Cosa significa più o meno pressione nella pratica? Beh, inviando meno aria alle corde vocali, o perlomeno inviando un'aria un pochettino più controllata e non a getto come se fosse una raffica di vento, beh, le corde resteranno innanzitutto più flessibili, non si attiveranno dei muscoli e delle
rigidità inutili, ma soprattutto le corde rimarranno leggermente più sottili, cioè non si ispessiranno, e questo permetterà loro di lavorare in modo più rilassato, naturale. E quindi sperimentate appoggio, sostegno e quindi tutto ciò che riguarda il controllo di quell'aria attraverso la cannuccia. In uno step successivo potete provare invece a cambiare quelle note, quindi da una nota fissa che facevamo nell'esercizio precedente, ovvero questo, possiamo cominciare a cambiare note in questo modo. Anche in questo caso non cercate l'esagerazione. L'esagerazione nel canto è sempre la via peggiore. Ma soprattutto mettete attenzione sempre a quel sostegno, cioè al diaframma, a cercare di capire se il diaframma si è attivato e se sta lavorando esattamente come lavorava nell'esercizio precedente. Ma non solo sulla nota di partenza, su tutto il range che state utilizzando. Lo state effettuando nel modo giusto, senza particolari tensioni, probabilmente starete anche provando delle nuove sensazioni, ovvero sentirete che la voce va ad utilizzare degli spazi. Potete sentirla un po' più nel naso, potete sentirla un po' più nei seni facciali, insomma, ognuno percepirà così all'inizio una risonanza diversa, ma ciò che sarà comune a tutti sarà la sensazione di libertà della gola. Cioè, a questo livello dovreste proprio sentire totale relax. E quindi ecco che cantare delle note all'interno della cannuccia non solo vi aiuta a sostenere, a lavorare sul respiro nel modo corretto, ma anche a cominciare a capire un po' l'arte della risonanza. Per il punto numero 3, torniamo ancora sulla parola sensazioni. Prova a fare un esperimento cantando una piccola frase di canzone utilizzando la cannuccia, ma senza utilizzare le parole del testo, ma semplicemente con il suono che abbiamo già visto nei due esercizi precedenti, e poi prova a cantare la stessa parte di canzone con le parole e cerca di capire quali sono le sensazioni fisiche differenti tra l'uno e l'altro atteggiamento vocale. Come cambia la tua risonanza? Come cambiano le note più basse? Ma soprattutto, come cambiano le note più acute? Dopo questi primi esperimenti, quello che ti posso consigliare è provare a fare dei vocalizzi proprio utilizzando la cannuccia, senza spingere, senza ricercare volume, perché è proprio molto più simile a un suono, diciamo, muto, come se tu fossi a bocca chiusa, piuttosto che con un volume esagerato. Ciò che puoi fare è, per esempio, una scala in quinta, come questa. E poi proseguire per semitoni o per toni in alto e poi tornare indietro, oppure in ottava in quest'altro modo. Per esempio uno strumento, una app di pianoforte, o non sei in grado di accompagnarti con gli esercizi, puoi semplicemente rimanere sulle sirene e cercare di spostare ogni tanto anche il tuo range vocale, sia in alto che in basso, ma mi raccomando, senza mai esagerare. Importa che cosa canti all'interno della tua cannuccia, se canti delle scale, quindi dei vocalizzi, o se canti delle sirene, oppure se canti delle canzoni senza utilizzare le parole, ma con un suono molto più simile alla M. Sono certa che la percezione della tua voce sia diversa, sia nuova. Sperimentare, ma soprattutto ascoltarsi, è la strada migliore per migliorare.
Fatemi sapere come procedono gli esercizi, scrivetemi qui sotto nei commenti, oppure scrivetemi alla mia mail personale valentina@valentinamei.com. Se avete degli argomenti che vi piacciono e che volete che vengano approfonditi nei prossimi video, anche questo, vi basta segnalarmelo qui sotto. Noi possiamo scambiarci opinioni ed entrare in contatto in mille modi. Uno su tutti è l'iscrizione gratuita al gruppo Facebook MailUp Voce Dintorni. E se volete esercitarvi insieme a me, sono sempre aperte le iscrizioni per il Vocal Gym, che con solo 5 euro alla settimana vi mette in condizione di studiare e di fare pratica insieme. Ma non solo insieme a me, insieme a un bel gruppo divertente che ormai è un gruppo di amici. Trovate come sempre tutto in descrizione. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. La campanella, Cantare è un modo di comunicare, è un modo per sentirci bene. Facciamolo provando a migliorare ogni giorno, ma soprattutto cantando in salute.